Salve a tutti ragazzi, benvenuti e ben ritrovati qui su Elytra Technology in un nuovissimo video. Nel video di oggi, come potete vedere anche dalla vista dall'alto, andiamo a parlare di un po' di componentistica. La data di uscita di parte di questi prodotti è proprio oggi, 11 febbraio. Quindi andiamo a fare un bel unboxing, qualcosa l'ho già testato perché altro mi è arrivato da pochissimo, ma facciamo un bel unboxing di tutta questa componentistica e andiamo a vedere un pochino di che prodotti si trattano. Ragazzi, se non siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi a questo canale perché siete veramente in pochissimi che vedete video e siete iscritti, ma soprattutto mettete tantissimi pollicioni all'insù. È semplicissimo, ragazzi, basta che andate sotto, cliccate su iscriviti, pollice all'insù e avete fatto il vostro lavoro quotidiano. Avete dato veramente una grandissima mano a questo canale a crescere. Prima di continuare, voglio ringraziare Asus che ci ha fornito questi prodotti per poterveli far vedere qua sul canale, prodotti veramente molto interessanti. Voglio ringraziare anche pcgaming.it perché anche grazie a questa collaborazione potete vedere tutti questi prodotti. Ma vado alle ciance e andiamo subito a vedere tutta la componentistica che c'è qua sopra. Partiamo dalla doppia tastiera. Abbiamo sia la ROG Strix Scoop che avete già visto anche in offerta sul canale Telegram, che è una tastiera veramente niente male, con MX Cherry Red, quindi con delle caratteristiche eccezionali. Mouse wireless, lo andiamo subito ad aprire e vediamo anche qualche caratteristica tecnica, ma davvero tante cose da dover offrire. Vedremo anche un video dedicato su questo. Un mousepad anch'esso uscito proprio oggi in commercio. Spero che ci saranno si troveranno già su Amazon, quindi troverete i link all'interno della descrizione. Mousepad dalle dimensioni di 900x400, quindi veramente molto grande, ma anche questa chicca, che è una tastiera sempre Scope, però il modello RX, quindi con tasti RX ROG Red, quindi tasti meccanici direttamente di casa ROG, costruiti da ROG. Ma andiamo per gradi, iniziamo ad aprire il nostro tappetino. Andiamo ad aprirlo da qua sopra ed eccolo qua, ragazzi. Abbiamo logicamente, vabbè, i sali per l'umidità e andiamo ad aprirlo. Wow, non è il solito tappetino con contorno illuminato, ma un semplicissimo tappetino, davvero niente male, ma soprattutto bello grande. Mamma mia, ragazzi, è veramente bello. C'ha questa trama niente male. Si sente anche che al tatto non è ruvidissimo, ma sicuramente una bella movimento del mouse, restituisce sicuramente un bel movimento del mouse. Lo andiamo subito a posizionare anche sulla scrivania, andiamo a vedere un pochino come va. Come potete vedere, qua c'è il logo ROG, veramente cattivo, ragazzi, con questo effetto a graffio rosso, bello 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 bello. Andiamo ora a vedere il mouse, vediamo un po'. È un mouse wireless Keris, ancora non l'ho aperto, quindi lo sto aprendo con voi. Con cavo estremamente flessibile, abbiamo tre possibilità di collegamento, quindi tramite wireless, tramite Bluetooth o tramite cavo, quindi direttamente via cavo. Abbiamo il LED retroilluminato, il logo retroilluminato, vabbè, i pulsanti che sono garantiti fino a 7 milioni di durata di click, 16.000 dpi, 400 fps e un polling rate di 1000 Hz, quindi davvero niente male. Sto testando in questo momento anche un altro mouse Bluetooth, però sicuramente più economico e di tutt'altra fascia. Ah, grande, bellissima questa cosa. Ok, ragazzi, abbiamo, come potete vedere, anche dei pulsanti, diciamo, di sostituzione, che con il tempo, se iniziano a dare problemi, possiamo andare a sostituire i tasti. Abbiamo anche gommini in basso, molto probabilmente. Andiamo ad aprire il mouse. Andiamo a vedere meglio, vediamo c'è altro dentro. No, non ci abbiamo altro. Eccolo qua. Wow! No, ragazzi, è veramente molto piccolo. Bello. È molto piccolo, molto ben bilanciato. Il peso si sente veramente poco. Abbiamo questi piedini, come potete vedere, che attualmente togliamo la plastichina.
Cioè abbiamo questi piedini qui che abbiamo la possibilità anche di andare a sostituire con altri probabilmente più ruvidi, però già così va veramente molto bene. Poi avendo un mouse Bluetooth è veramente comodo perché non abbiamo la difficoltà di avere il cavo che può andare a intaccare da qualsiasi parte. Abbiamo comunque in dotazione il cavetto che è molto flessibile, come c'era scritto anche all'interno sulla scatola. È un cavo molto flessibile in tessuto, quindi volendo potremmo utilizzarlo anche con il cavo logicamente Type-C necessariamente. Possiamo andare ad accenderlo quindi in modalità Wi-Fi e vedete subito inizia a illuminarsi, veramente molto carino ragazzi. Oppure lo possiamo portare in Bluetooth e la retroilluminazione diventa così. Il pennino che lo troviamo qua in basso, eccolo qua, bello piccolino. Come potete vedere abbiamo la possibilità di poter andare ad aumentare, a diminuire, a cambiare il DPI e anche il pair, accendere in modalità wifi o in modalità bluetooth o altrimenti tramite cavo, andiamo a collegare il cavo direttamente nella parte frontale. Inoltre sto vedendo che in dotazione abbiamo anche due pulsanti da cambiare qua al lato, grigio e rosso, quindi poter andare a configurare e quindi a personalizzare il mouse proprio come vogliamo. Apriamo un po' la bustina, vediamo un po' queste basi come sono, veramente dotazione niente male. Abbiamo logicamente qua tutte le caratteristiche, il manuale e quant'altro, abbiamo i loghetti, eccoli qua, davvero molto carini. Ed ecco qua l'adesivo, abbiamo queste basette, abbiamo in dotazione anche i pulsantini da poter sostituire volendo, un domani abbiamo la possibilità di sostituire anche i pulsanti una volta che superiamo diciamo il limite e vediamo che iniziano a dar problemi, lo possiamo fare, quindi avremo un mouse assolutamente duraturo nel tempo. Quindi ragazzi, cosa dire, niente male, perché possiamo veramente collegarlo in Bluetooth, in Wi-Fi, via cavo, flessibilissimo, la possibilità di andare a cambiare i pulsanti, non solo i pulsanti principali destro sinistro ma anche i pulsanti laterali, i copri pulsanti laterali che ci danno una possibilità di personalizzazione maggiore del nostro mouse veramente piccolino. Vi dico subito le dimensioni: il mouse è 118x62x39 di altezza, quindi veramente niente male come dimensioni, piccoline e anche abbastanza leggero per essere un mouse Bluetooth, pesa solo 79 grammi. Ora passiamo alla tastiera, è inutile che apro entrambe, tanto sono identiche e cambia solamente, tra loro cambiano solamente gli switch. Abbiamo la ROG Strix Scope normale, quindi con switch Cherry, e la Scope RX con ROG RX Red come switch. Questa tastiera in realtà l'ho già montata ed eccola qui, ve la faccio subito vedere nel suo splendore. L'ho già montata sul PC, la sto già utilizzando attualmente, è una tastiera veramente, come potete vedere, bellissima, veramente molto figa, la retroilluminazione è fantastica. Abbiamo le seconde funzioni, come potete vedere, all'interno dei tasti, anch'esse retroilluminate, tutto retroilluminato, quindi layout italiano con anche gli accenti retroilluminati, quindi è difficilissimo trovare qualcosa del genere, e con switch RX Red. Come potete vedere il LED, cioè, è fortissimo ragazzi, ho appena tolto il pulsante, come potete vedere è uno delle retroilluminazioni più forti che io abbia mai visto all'interno di una tastiera, essendo di provenienza Red, quindi molto simile ai Cherry. Sono dei tasti veramente molto leggeri ma soprattutto silenziosi, come potete sentire sono veramente molto silenziosi. Ma soprattutto ci sono delle funzioni rapide che si possono fare con i tasti, al di là di andare a cambiare la colorazione, come potete vedere, tramite degli switch rapidi che vedremo meglio all'interno della recensione, possiamo andare a rendere la tastiera più adatta per il gaming oppure più adatta per la scrittura, quindi andando a velocizzare quello che è il tocco, quello che è la sensibilità della tastiera stessa. Esteticamente, come potete vedere anche in basso, come state vedendo dalle immagini, perché ho già fatto delle foto e delle riprese di questa tastiera perché da più tempo che ce l'ho, semplicemente è veramente costruita solidamente, si sente che è
bella pesante, ferma, abbiamo i gommini ovunque, sia sui rialzi e sia se i rialzi non li utilizziamo continuiamo ad avere i gommini, la tastiera rimane ben salda, ben ferma ed è quello che noi vogliamo dalle tastiere. Cornice quasi inesistente, a parte per la parte bassa dove abbiamo il logo Republic of Gamer, quindi con la piastra totalmente in alluminio, e come potete vedere dai tasti alla parte esterna passa veramente pochissimo, quindi anche come dimensioni molto compatta. Logicamente abbiamo un cavo bello spesso e bello rigido con doppia USB, perché una delle due USB servirà per andare ad abilitare l'USB che abbiamo qua in alto, come una tastiera che abbiamo visto qualche tempo fa. Beh ragazzi, cos'altro dire? Prodotti, come avete visto, veramente fantastici, appena usciti, troverete tutti i link in descrizione. Andrò a fare la recensione sia del mouse che del tappetino insieme, per vedere un pochino come va questo tappetino insieme al mouse, insieme anche ai pad sotto al mouse, che sono intercambiabili, per capire un attimino se quei pad servono solamente come sostituzione o anche per rendere il mouse più o meno fluido nei movimenti. La tastiera, andremo a vedere un video anche dedicato perché ha delle chicche niente male. La tastiera, appena ho iniziato a scriverci sopra, è diventata assolutamente mia amica e soprattutto è stato amore a prima vista. Al di là dell'impatto estetico e proprio dell'illuminazione, che nonostante c'è tutta questa luce, ragazzi, voi continuate a vedere tranquillamente la retroilluminazione, quindi retroilluminazione fantastica che possiamo andare anche a diminuire volendo. Mi trovo benissimo, cioè per la scrittura, ragazzi, mi metto lì a scrivere le email silenziosi, vedete come silenziosa? Veramente silenziosissima la tastiera, ma soprattutto riesco subito a trovare i tasti e quindi è veramente un'amica, è diventata subito un'amica appena ci ho messo le mani sopra, quindi veramente niente male, gli switch li adoro. Abbiamo anche il modello scope liscia, quindi con gli MX Red, in modo tale che andremo a recensire anche questa e andiamo a vedere anche le differenze tra gli switch MX oppure RX di fabbrica ROG, di produzione ROG. Beh ragazzi, con questo è tutto, fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questi prodotti che abbiamo appena visto l'unboxing, che a breve vedrete la recensione. Fatemi sapere se conoscevate già la tastiera scope, se sapevate già dell'uscita di questi prodotti, e comunque trovate tutto in descrizione. Ancora ragazzi, grazie mille per aver visto questo video fino alla fine, scrivetemi nei commenti se cosa ne pensate di questi prodotti e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi dell'Itra Technology.